Solo due parole per rispondere ai miei conterranei, all'onorevole Manca, all'onorevole Cappellacci e soprattutto all'onorevole Cappellacci e all'onorevole Pittalis, che oggi ci accusano di non occuparci dei nostri conterranei. Mi farebbe piacere capire quanto vi siete occupati voi del polo di Ottana quando eravate governatori della Sardegna, onorevole Cappellacci. Quanto tempo ha avuto lei, essendo governatore della Sardegna, di occuparsi del polo di Ottana? O lei, onorevole Pittalis, per tanti anni in Consiglio regionale, quanto si è occupato del polo di Ottana? E soprattutto, mi faccia parlare perché lei ha parlato, e soprattutto quando noi, prima in campagna elettorale, siamo andati a Ottana a occuparci del problema amianto, dove eravate voi? Perché solo il Movimento 5 Stelle era a Ottana a occuparsi del movimento dell'amianto. Oggi la gente di Ottana. La gente di Ottana non vi sta chiedendo il reddito di cittadinanza e non vi sta chiedendo di venire qui a portare emendamenti, vi sta chiedendo di portarvi via l'amianto, perché in quegli anni in politica non c'era il Movimento 5 Stelle, c'eravate voi a lasciare l'amianto a Ottana e i tumori non li ha portati il Movimento 5 Stelle. Onorevole Cappellacci, Si state rivolga alla facendo una Presidenza, campagna si rivolga alla elettorale. Presidenza, onorevole. State facendo una campagna elettorale vergognosa e sbagliata. La vostra campagna elettorale non inizia da questa Camera dei Deputati o non inizia in questo modo. Fatela in Sardegna, non strumentalizzate né il Movimento 5 Stelle né i vostri conterranei. Questo emendamento è un emendamento banale e vergognoso che non porterà niente a Ottana. Non portate questi emendamenti, fate un tavolo tecnico e verremo a parlare con voi di Ottana, ma prima bonificate, non strumentalizzate né il movimento né i politici sardi. Grazie a chi ha chiesto di intervenire.